Ho il grande piacere di avere davanti a me Raffaello Matarazzo, che è analista di problemi internazionali qui in ENI, collaboratore e analista consulente dell'Istituto Affari Internazionali, docente all'Università di Perugia e autore, insieme a Stefano Lucchini, di un libro che affronta una tematica estremamente attuale, che è quella del rapporto tra politica e comunicazione vista attraverso la pratica e l'esperienza di uno dei maggiori innovatori in questo senso, che è tuttora il Presidente Obama. Infatti il libro si intitola La lezione di Obama. Come vincere le elezioni, il sottotitolo Nell'era della politica 2.0, edito da Baldini e Castoldi, ed è un libro frutto dell'incontro tra due profili diversi. Io sono fondamentalmente un analista di politica internazionale, formatomi per lunghi anni all'Istituto Affari Internazionali. Stefano Lucchini, oltre ad essere uno dei più importanti uomini di comunicazione in Italia, è stato il primo, non americano a partecipare al programma del congresso americano per assistenti del congresso, e quindi ha vissuto per un anno alla fine degli anni 80 un'esperienza di immersione diretta nella politica americana. Quindi il libro è l'incontro fra due approcci anche diversi, che diciamo analizza gli Stati Uniti per parlare anche all'Italia in un momento di possibile trasformazione del sistema politico e cercare di capire con gli esempi positivi, ma anche gli aspetti critici, cosa si può apprendere dall'esperienza politica americana e cosa invece bisogna evitare di assorbire. Fondamentalmente perché l'ultima campagna elettorale americana è stata la più ricca della storia della politica, dopo però, questo è il paradosso, la più grave crisi dell'ultimo secolo. E quindi come è stato possibile che ci sia stata una raccolta di fondi così straordinaria, oltre 6 miliardi di dollari complessivi, tanto quanto gli americani spendono ogni anno in patatine Entrambi i fritte, candidati. entrambi i candidati, più tutti i candidati, 1 miliardo Obama, poco meno di 1 miliardo Romney, tutti gli altri candidati alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Quindi una quantità cospicua, e diciamo la politica americana, le campagne elettorali americane sono di solito, rispetto al mondo dell'analisi politica o della politologia, la formula 1 delle campagne elettorali, ovvero il modello più avanzato dove vengono sperimentate le innovazioni principali, anche se in un sistema politico molto diverso da quello europeo, innovazioni che poi spesso vengono esportate anche in altri paesi. In Italia abbiamo avuto l'esperienza delle primarie, abbiamo avuto altri aspetti di comunicazione, anche di importazione del sistema politico americano, e quindi pensiamo che altri stimoli positivi e negativi possano venire dalla conoscenza maggiore del sistema americano. Uno dei concetti che avete sviluppato nel libro è un concetto un po' particolare, che è quello della maggioranza della minoranza, che è ovviamente un ossimoro un po' strano per quanto riguarda soprattutto l'esperienza italiana ed europea. Si parla tantissimo di maggioranza in Italia, tant'è che lo scontro è sempre più forte rispetto appunto alla conquista di una maggioranza assoluta, probabilmente un po' un'utopia in questo momento. Però appunto, che cos'è la maggioranza della minoranza? Obama ha costruito il suo successo sulla base di una strategia che ha teso a mettere insieme una maggioranza di minoranze, ovvero una narrazione basata su un'analisi della società e un progetto della società americana che vede crescere tante diverse minoranze all'interno del paese, non solo quella degli afroamericani, ma anche quella dei latinos, quella degli asiatici, e frutto delle trasformazioni che il paese ha subito negli ultimi 30 anni, più profondamente che in passato, dovute in larga misura all'occupazione. Queste tante minoranze,
che poi riguardano anche gli young professionals, e poi riguardano anche molti giovani, riguardano anche le donne. Queste tante minoranze diverse sono state aggregate insieme per formare quella che è stata definita la Obama Coalition, sulla base di uno studio attento della trasformazione della società americana, che peraltro vede in futuro queste minoranze crescere e diventare una maggioranza sempre più solida, fornendo potenzialmente un vantaggio competitivo ai democratici anche nel futuro, se saranno in grado di tenere insieme queste diverse minoranze. E Obama ha studiato con un approccio scientifico molto rigoroso la demografia degli Stati Uniti, l'evoluzione della società americana in prospettiva, e ha puntato su un messaggio politico e quindi anche su una narrativa della sua campagna elettorale, sia nel 2008 che nel 2012, fondamentalmente rivolta a questa Obama Coalition, a questa maggioranza di minoranze che lo ha fatto eleggere, lo ha fatto vincere nel 2008 e gli ha garantito, anche se con minore sostegno rispetto al passato, gli ha garantito la rielezione anche nel 2012. Immagino che queste minoranze sono diventate sempre più importanti anche perché in qualche modo hanno superato l'handicap di essere minoranze, cioè stanno diventando protagoniste nei loro vari contesti. Il fatto stesso che Obama sia stato eletto può essere la prova di questo. Intanto queste minoranze sono destinate nel 2050, secondo tutte le proiezioni, a diventare la maggioranza stabile degli Stati Uniti. Oggi rappresentano un 36% la somma delle. A queste però Obama ha certamente aggiunto alcune categorie fondamentali, strategiche. Obama, per esempio, ha dovuto compensare il progressivo spostamento a destra della classe operaia americana, che è un fenomeno che avviene fin dagli anni 90 e che è comune a tutte le democrazie sviluppate, anche in Europa lo conosciamo bene, lo spostamento a destra della classe operaia tradizionale, dove Obama ha perso voti, l'ha compensata col puntare sui giovani neolaureati, per i quali ha confezionato dei messaggi particolari, l'ha compensata puntando molto sul voto femminile e soprattutto sul voto giovanile, concentrato in particolare negli stati in bilico. Consideriamo che Obama ha sostanzialmente perso in tutte le categorie sopra i 30 anni, e la sua elezione è stata quindi determinata dal fatto che ha vinto in larga misura, sia nel 2008 che nel 2012 un po' meno, ha vinto significativamente tra i giovani, in particolare negli stati in bilico, in particolare grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Un altro voto fondamentale è stato quello delle donne, che hanno votato per Obama e per i democratici, grazie anche alla riforma sanitaria, che alleviando molte donne da alcune funzioni di assistenza sociale agli anziani e ai bambini, è stata vista un elemento anche di liberazione dell'universo femminile. Questo risultato è stato raggiunto anche perché Obama e la sua comunicazione sono riusciti a portare al voto quelle minoranze che prima non votavano. Sì, c'è stata una straordinaria capacità di mobilitare una parte dell'elettorato americano che prima non veniva coinvolto, perché anche se la partecipazione al voto negli Stati Uniti supera di poco il 60%, quindi non è comunque un livello straordinario, però larghe parte della popolazione americana non si sentono, ritengono, si ritengono indifferenti rispetto al processo politico, non si sentono coinvolte nella dinamica del paese, mentre la storia, la narrazione che ha costruito Obama di un outsider vero che scala il sistema di potere più forte del mondo, ha conquistato il cuore, elementi di nuove parti della popolazione che prima non andavano a votare. Quindi non è soltanto, e questo può interessare sempre più l'Italia e l'Europa, una battaglia tra coloro che, tra quelle classi sociali e quelle categorie che si recano al voto, ma negli Stati Uniti è una grande battaglia per coinvolgere quelle larghe parti di opinione pubblica che si sentono lontane e non coinvolte, anche con strumenti e mezzi completamente nuovi. Una curiosità potrebbe essere quella relativa ai nativi digitali, se già hanno partecipato al voto, e cioè in che modo hanno votato i più giovani.
Appunto, la vittoria di Obama è stata possibile perché i giovani che hanno avuto un comportamento elettorale molto diverso rispetto agli over 30, i giovani non avevano un comportamento elettorale così diverso rispetto ai meno giovani fin dall'inizio degli anni 70 al 72. Erano 40 anni sostanzialmente che in America non si registrava una distanza di orientamenti politici e culturali tra i giovani e i meno giovani così profonda. Questo è anche dovuto alla crisi, al fatto che i giovani si sentono di avere meno prospettive e cercano dei messaggi più di rottura. E quindi questi nativi digitali si sono rivolti in particolar modo verso Obama, dicevamo in particolar modo negli stati dove sono stati stimolati e mobilitati di più attraverso i social media, ovvero gli stati in bilico strategici per la vittoria finale. E questo mondo giovanile si è mobilitato in particolare nelle ultime settimane, all'inizio era freddo verso Obama. Si è mobilitato nell'ultimo mese quando ha capito che le possibilità di elezione non erano più scontate, che il grande vantaggio che Obama aveva ottenuto verso Romney si stava erodendo e quindi si sono mobilitati perché c'è stato un progetto su misura per loro tramite social network di mobilitazione sul territorio, quindi la tecnologia che alimenta il porta a porta, quindi poi alla fine il contatto umano che non rimane solo un messaggio tecnologico. E attraverso questa straordinaria mobilitazione nell'ultimo mese, in particolare negli stati in bilico, in particolare tramite social network, Obama è riuscito a recuperare il vantaggio che Romney aveva conquistato nell'ultimo mese grazie al fatto che aveva vinto l'ultimo dibattito televisivo e quindi che in fondo la televisione aveva avuto la sua rivincita sulla macchina della tecnologia informatica perché Obama in qualche modo aveva sottovalutato il dibattito televisivo e Romney invece l'aveva individuato come sua ultima spiaggia e quindi a un mese dalle elezioni il primo dibattito è stato fortemente vinto da Romney che ha ribaltato completamente i sondaggi e Obama è riuscito a recuperare grazie a questa mobilitazione di giovani attraverso nuovi mezzi.